saluto agli amici e agli ascoltatori e ai visualizzatori di Video Radio Channel. Siamo alla seconda puntata della Rolling Stones Golden Era. Andiamo avanti con questa, diciamo, mia scelta della loro discografia, che poi alla fine la discografia è completa dal 64 al 78-79, che è proprio la Golden Era, proprio il periodo, a mio modesto parere, più interessante nella loro carriera musicale. 1967, Their Satanic Majestic Request, la risposta stoniana un po' al Sgt. Pepper dei Beatles, anche qua apribile, tutto pieno di colori, di fotografie psichedeliche, con anche dei 45 giri, ricordo, sempre in digitale, sempre rifacimenti dei vecchi singoli, qua She's a Rainbow, 2000 Light Years From Home e altri 45, questo cosa contiene? Vediamo un po', We Love You, proprio psicadelia al 100%, The Lantern e altri pezzi contenuti nel disco. Esce poi anche il singolo Jumping Jack Flash. Ah, volevo ricordare che io nella mia collezione della Rolling Stones Golden Era ho questo cofanone da 8 CD con tutte le session dei loro Their Satanic Majestic Request. Fantastico, una cosa proprio da collezionisti, particolarissima, un box da 8 CD. Singolo fantastico anche lui, Jumping Jack Flash, e qua proprio cambia proprio alla grande il suono degli Stones, formato singolo, riproduzione del 45 giri, formato singolo, riproduzione del 45 giri, due versioni, una giapponese, una inglese del famoso singolo. Questo nel 68, perciò subito l'anno dopo, sempre nel 68, decidono di girare un film un po' così eccentrico per la televisione inglese, che però non vedrà mai luce fino agli anni 90 con l'uscita in un video, prima in videocassetta, poi in DVD e adesso in digitale, in Blu-ray, quello che si chiamava Rock and Roll Circus, con un sacco di ospiti. Questo è il DVD uscito anni dopo, perché non lo fecero mai poi, non lo trasmisero mai. E DVD, CD con la colonna sonora, nella quale compaiono sia gli Stones che gli Who, che Taj Mahal, Eric Clapton insieme a Lennon e Mitch Mitchell, dove fanno anche il famoso Yer Blues, che poi comparirà sul White Album dei Beatles. E la cosa strana è il Jethro Tull, capitanati da Ian Anderson, il fantastico flautista, ma cosa particolare, alla chitarra Tommy Iommi dei Black Sabbath, tutto in questo putpourri musicale in video, che però, ripeto, non vide mai luce fino all'avvento degli anni 90. Questi sono anche un altro cofanetto molto particolare che presi anni fa, che sono le Rock and Roll Circus Session, perciò anche tutti i pezzi che poi non hanno utilizzato nel film e nel disco, chiaramente una cosa particolare in digitale. Chiudiamo il 68 con Beggar's Banquet, un disco con la famosa Sympathy for the Devil, il famoso pezzo degli Rolling Stone dove tutti cantano con Street Fighting Man, Striped Blues e tutte queste cose qua. Inizia però Brian Jones, l'elemento fondatore dei Rolling Stone, contribuisce anche lui al disco, ma con grandissima inerzia. Alla prossima puntata della Rolling Stones Golden Era, cari amici di Video Radio Channel.